cazzo hai fatto nel gym? Non devi attirare la gente. Non fare patti con lui. Fai così con ogni mercenario che assolvo. Cerchi di fregarli. Kulev Sal, tu credi a Ned Fascio? Che ha detto? O me lo dici, o ti apro e vedo con i miei occhi cosa nascondi, Underdawn. Ascolta, non ho tradito nessuno. Non mi sono schierato. Ci siamo accordati, tutto qui. Ho fatto quello che volevi. Solo che invece di farmi friggere i circuiti, sono ancora vivo. È così sbagliato. Tu sei STP. Ti credi più furbo del Ned Porco? Lui ti ha messo a 90, ti ha fottuto e ora tu torni sorridendo. Ah sì, andiamo di sotto. Non so che piani ha la Network, ma non mollerà. Ti preoccupi degli agenti? Allora sparagli in testa. Non so cosa gli hanno messo dentro, cosa danneggia il suo sistema. Non hai idea di cosa ci sia dentro di lui, di quanto vale. Io lo so, ho fatto una scansione. È solo un ragnon del cazzo. Ah sì, proprio. Mene mugnonan kavoa. E poi dargli un cazzotto quello lì. Vieni con me. Tu devi essere Brigitte. Non è facile trovarti. Hai qualcosa per me? Tu sei del biochip, vero? Se funziona, possiamo offrirti una bella cifra. È per questo che stai parlando con me. Perché sai che ho il biochip. Giusto. Non perché ti ho salvato il culo. Se fossi un ragnon qualsiasi, mi avreste già fatto fuori. Consideri un teppista di strada come un altro. Un rifiuto. Ti ha scelto per questo. Ma tu sapevi del circo. E hai corso un grosso rischio entrando nel gym. Proprio come te. Solo che io ne sono uscito da solo. Giusto. Vi do accesso. Il biochip è andato, è per questo che sono qua. Il biochip è andato. È per questo che sono qui. Non ho ancora trovato nessuno capace di tirarlo fuori senza incasinarmi il cervello. Hai commissionato tu il furto. Quindi ho pensato che ne sapessi qualcosa. Per forza. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Evelyn Park. Ti dice qualcosa? Ah, la donna. La puttana. L'hai trovato perché ti ha mandato lei da noi. Forse non si è rivelata del tutto inutile. Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al cibo. Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti. Sul serio, non ho già fatto abbastanza per te? È l'unico modo. Per rimuoverlo dobbiamo prima esaminarlo. Perché se sbagliate qualcosa non vi resta un cazzo, eh? Ti ho dato la mia parola. Ti aiuteremo. Allora, dopo di te. Questo posto deve piacervi parecchio. Ma in verità, non date l'impressione di essere molto religiosi. Abbiamo lasciato i nostri dei ad Haiti. E siamo forti anche senza di loro. Di qua. Come mai Placid non sapeva del biochip? Non l'ha riconosciuto nelle scansioni. Pochi dei nostri sanno del Compeghi. Ma Placid, lui è un bet de bar. Non te lo sento. Dove andiamo? Tra poco lo vedrai. I Watcher non hanno notato il biochip dentro di te. Strano. E ha fatto una scansione. No, perché? Complicherebbe il nostro lavoro. Un ex tunnel della metro? No, fa parte del sistema Maglev intercontinentale. Collegava tutti gli stati. Dopo la guerra è collassato, come la rete.
Via courant. Il bagaglio pare di Dagonza. Dove devo sedermi? Andiamo nel cyberspazio, è il posto migliore per farti interagire con il costrutto. Avrete la vostra versione di interfaccia Synthetech. Abbiamo la nostra versione di tutto. Non usiamo niente della città. Come faccio a sapere che tornerò? C'è qualche garanzia? Sarai nella nostra fortezza telematica, sotto controllo. Il vostro controllo? Se sapessi cosa c'è nel cyberspazio, non faresti tanto il difficile. Che differenza c'è con il normale netrunning? L'interfaccia ti mostra i livelli di dati direttamente dalla rete, in modo leggibile, certo. Quello che vedono i normali runner è solo una mappa, non vedono sotto la superficie. La loro tecnologia è troppo debole. Beh, dai, iniziamo. Ok, aspetta. Prima voglio sapere perché vi serve Silver. Vogliamo contattare Alt Cunningham. Sappiamo che lei e Silver erano in Alt. Il relic a cui Lara Saka teneva tanto è la nostra unica pista. Alt Cunningham. L'ho sentita nominare. Oh. Dove? E da chi? Da Johnny. Ma non mi ha detto molto. John? Ok, V. È meglio se glielo dici. Dirle cosa? Beh, di noi. Il costrutto è attivo. Io e Johnny ci raccontiamo qualche stronzata ogni tanto. Controlleremo anche questo. Pensi che abbia le allucinazioni? Secondo te ho un amico immaginario? Si sa poco di come un engramma possa esistere nella rete neurale di un umano. Beh, ti dico una cosa. Non è l'ideale per l'umano. Come pensate di contattare Alta? Cercheremo di isolare un frammento unico dell'engramma di Silverend dal biochip. Alta lo riconoscerà. Se le è rimasta un po' di umanità dopo anni oltre il Blackwall, risponderà. Aspetta. Non avevi parlato di andare oltre il Blackwall? L'ho appena fatto. Direzione connected. Allora, Johnny, pare che tu sia l'esca. Sei d'accordo? Sì, va bene, fa quello che dice. Cosa volete esattamente da Alt? Tutti voi. Alt è l'unica che può farci attraversare il Blackwall in sicurezza. Quando arriverà il cambiamento, vogliamo essere dalla parte dei vincitori. Vale a dire? Quando è stato creato il Blackwall, tutti pensavano che l'ICE sarebbe bastato per fermare le IA selvagge. Ma la tecnologia avanza, non si può fermare. E ora ci sarà un'altra catastrofe. Sicuramente, e molto presto. Le corporazioni non vedono il pericolo. Ma noi saremo pronti. Il Blackwall, cos'è esattamente? Cioè, so che... Sai solo quello che ti dice la Netwatch. L'ultima difesa rimasta contro le IA dopo la guerra. La grande vittoria dell'umanità contro il caos. Sì, questo secondo la propaganda della Netwatch. Ma il Blackwall è anch'esso un'IA che non fa passare nulla da tutte e due le parti. Se le IA pensassero come persone, per loro sarebbe un traditore. Oh no, cazzo, la vasca no! Dobbiamo prepararti per il tuffo nel cyberspazio. Non sei abituato al carico neurale. Non provare a uscire, Vi. Fa quello che dice. Non ho intenzione di friggere con te. Oddio. Procediamo. È un po' gelido. Ok. E ora... Pari plongé. Sì. Dove siamo finiti? Tutto qui. Su serio. Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Un ponte per la rete oscura.
tutto così vivo, così reale. Cyberspazio si muove, respira costantemente. L'interfaccia regola il flusso di dati in base alle potenzialità del cervello. Ma tu sei un caso eccezionale. Vedi qualcosa che io non vedo? Sì, il cyberspazio è sempre meraviglioso. E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. È tutto pronto. Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverant per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Earth. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Sì. Cosa succede? Allora, c'è una cosa, faccio... Dai. Tu sì, però. Sei solo ad avere problemi con me. Perché tutti gli altri si sono stufati. Non hanno più voglia di provare a farti ragionare. Tu sei fuori, cazzo! Sai benissimo perché l'ho fatto. No, no! Per far incazzare la Rasaka fino al punto di farti riempire di piombo. Ma sono l'unico che ha una visione. Quindi se non ne hai una migliore... Come ti ho già detto, vaffanculo. Cazzo. Il concerto, Carrie, o... Avevi detto che non saresti venuta. Se posso, evito. Ho cambiato idea, tesoro. Ma guardati, tutto teso e incazzato. Non so se questa parte ce la lasceranno lasciare su YouTube. Tutto, vero? Ogni momento vagamente piacevole. Il tuo momento? Perché no, cazzo? A volte sai essere un vero bastardo, John. Cazzo, proprio non ti sopporto oggi. Non solo oggi,
Ne è avvilente la tua mancanza di sottigliezza. Strano per un artista. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Il del fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti, se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai, tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, John. Ammetti, dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi morte alla Arasaka! Ah, ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo a farci qualcosa, quello spetta a te. Sei confusa. Siamo venuti qui per farci una scopata. Non perché tu mi facessi la predica. Hai paura, proprio come Kerry. Solo io ho le palle per dire alla Arasaka il fatto suo. E la cosa vi terrorizza. Tutti quanti. Ma certo, Johnny Silver, è incompreso da tutta Night City. Giusto, è questo il problema. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... Che ci fosse qualcosa tra noi e che questo ti permettesse di criticare qualunque cosa faccia. Hai proprio una bella immaginazione. Ehi, dove va? Ho altro da fare. Alto. Risparmiatela, non so perché. Da quanto tempo pensi di restare incazzato? Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Un'altra volta, Chumba. E se non ci fosse nessun'altra volta? Ah? Johnny Boy? No! Porca miseria. Alle spalle non l'avevo proprio visto. Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Cazzo, se mi sei mancato. Ah! Stronzate, figlio di puttana. Non ti sei nemmeno degnato di chiamare. Dovevi tornare per il controllo. È come un figlio per me. Sì, lo vedo. Come va lì sotto? Cazzo, ti ho infilato così tanti tubi su per il culo che ancora un po' e puoi pisciare caffè e latte a comando.
Ti ho anche messo un fegato sintetico. Il tuo sembrava un sacchetto di carta pieno di merda. Perfetto. Ora vivrò per sempre. La vedo dura. Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda. L'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu, lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo spunto, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Vai a sestare i punti. Johnny. Vaffanculo. Tanto non mi ascolti. Allora, cosa hai visto? Cosa hai visto? Non molto. Volevano lei. Di te non me ne fregava un cazzo. E tu? Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no. Era una scheggia. Impianti del genere non li trovi da rigattiere. Allora, cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede. Nah, la mia storia ce l'avevo. Ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Tu hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Questi non sono cazzi tuoi. Non lo sai. Sì, mi è sembrato che ci fosse un po' di tensione nell'aria. A dire il vero non me ne frega un cazzo dei vostri problemi di cuore. Voglio sapere perché la Rasaka l'ha presa. Il rapimento di Alt è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Quindi? Quanti ce ne sono? No. L'unico collegamento che ha con la Rasaka è che si scopa Johnny Silverhand. Ultimamente ha lavorato per l'ITS. Ha programmato un Black Ice da paura. Ma ti vadano sotto l'altare. La Rasaka la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Aspetta. Alt doveva incontrare te stasera. Ha detto che potevo aiutarla. Non scherzava. La Rasaka ci aveva già provato, ma ad Alta era andata bene. Era sfuggita alle loro lame da mantide. Ha detto a me che aveva paura ed è venuta da te. Sì, e francamente comincio a capire perché. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un'IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmata. Pensa alla Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocky? La Arasaka sarebbe in... Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Una storia trita e ritrita. La Rasaka ha voluto provocarmi. E ci è riuscita. Quindi, che vuoi fare? Vieni con me? Dove? Alla Rasaka Tower. A riprendere. Io e Kida sono...